Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il sistema di preparazione per la verniciatura più veloce in assoluto. Si tratta di prodotti stucco e fondo ad essiccazione UV. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei miei video. Arteggiamo con abrasivo P150 intorno alla smerigliatura in modo da abbassare i bordi della vernice. Stucco UV pronto all'uso. Lo mescolo solo perché ho l'abitudine di mescolare lo stucco, in realtà non serve mescolarlo. Diamo la prima rasata di stucco sulla lamiera nuda. Lo stucco UV aderisce direttamente sulla lamiera zincata e non. Per l'essiccazione dello stucco uso questa lampada a LED. Mi raccomando, usiamo gli occhiali dedicati a questo tipo di lavoro. Essicchiamo la prima mano di stucco per circa 30 secondi. Diamo infine la seconda e ultima rasata di stucco UV. Essicchiamo lo stucco UV per circa 60 secondi. Applichiamo il neurospia e poi possiamo subito iniziare a carteggiare lo stucco, dato che essiccando non va su di gradi. Iniziamo a carteggiare con abrasivo P150. Prossimo step, abrasivo P240, finitura per il fondo UV. Ci allarghiamo con abrasivo P320 e scopro che mi sono lasciato la macchiatura indietro. È un danno che con una sola rasata di stucco si riesce a risolvere. Essicchiamo di nuovo per circa 60 secondi. Carteggiamo con abrasivo P150 e P240. Ora ci possiamo allargare con abrasivo P320. Per il fondo UV serve un aerografo dedicato, in questo caso sto usando una satta con un gelo da 1:1. Applichiamo la prima mano di fondo UV. Il fondo UV aderisce direttamente sulla lamiera. venti secondi di appassimento fra una mano e l'altra e poi possiamo partire con la seconda mano di fondo UV. Con due mani di fondo UV abbiamo creato circa 100 micron. Essicchiamo il fondo UV con la lampada UV alogena, non quella LED.
che ha un ciclo di 5 minuti. Ricordo a tutti che usando l'UV in carrozzeria avremo un importante risparmio energetico. Dopo il ciclo di essiccazione del fondo UV possiamo subito partire con il carteggio, dato che il supporto non va su di temperatura. Diamo una leggera stappata con l'abrasivo P400. E infine carteggiamo con abrasivo P600 finitura per il lucido diretto.